Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Io ovviamente porto il saluto della UST a questi lavori congressuali, a questa importante categoria. Se mi consentite, io non vorrei portare solo un saluto doveroso e formale, vorrei un po' contribuire al dibattito anche ai temi della relazione che sono stati portati all'attenzione di questa meravigliosa assemblea congressuale. Ovviamente permettetemi di salutare a nome della UST al segretario nazionale Pino Marinaccio per la sua presenza qui sul nostro territorio, che ci riempie di orgoglio e siamo felici di averlo fra di noi. Un saluto doveroso, formale, ma che vuole diventare anche sostanza, ad Enzo Cufra, segretario regionale della categoria di questa categoria. Vedete, quello che Salvatore ha citato nella sua relazione, che ha posto dei temi che meriterebbero tanta riflessione, però da parte nostra merita anche, proprio in un momento congressuale, una riflessione, un momento di guardare i problemi con una prospettiva diversa e che ci consente di capire dove possiamo intervenire come sindacato per dare il nostro giusto apporto affinché le condizioni che stiamo vivendo possano migliorare. Ed io qualche riferimento lo faccio ovviamente alla vostra categoria, per quello che vivete tutti i giorni, per quello che rappresenta questo settore, che non è solo un problema finanziario, è un problema sociale. Da tutti noi, ormai nella nostra mente collettiva, quando si parla di posti si parla di presidio anche dello Stato, di presenza dello Stato in ogni luogo, che purtroppo è stato sacrificato sulla logica della finanza, una finanza speculativa a volte, e che a pagarle ne sono solo i lavoratori, le lavoratrici, che con tanto sacrificio sono la parte migliore, il motore propulsivo di quello che è l'emblema di una grande azienda, di una grande azienda di Stato. E allora in questi momenti chi la sta difendendo? La stanno difendendo i lavoratori. Enzo costantemente sul piede di guerra a gridare forte il disagio che vivono sicuramente i lavoratori, perché si mettono a rischio posti di lavoro, e come giustamente ricordava nella sua anche introduzione Enzo, qui da noi non ci possiamo permettere di perdere un solo posto di lavoro. Ciò nonostante, noi assistiamo che proprio in virtù di questo spirito di fare cassa sulle spalle dei lavoratori, a pagare le conseguenze siamo sempre noi, e quindi è giusto che da parte nostra ci sia la difesa costante, senza se e senza ma, per difendere sicuramente un'azienda importante, ma soprattutto per difendere quello che è il tessuto economico, produttivo, occupazionale dei nostri territori. Perché vedete, noi viviamo in una realtà particolare, difficile, e che compete anche a noi dare il nostro contributo, non solo di protesta, che è già tanto, ed io guardo con grande attenzione, lo ricordava qualcuno, alla manifestazione che avete fatto il 4, il fiore all'occhiello della Calabria. Noi non vedevamo una manifestazione di quel genere da 20 anni, ma veramente non una sensibilità da parte dell'azienda, quantomeno di riaprire un dialogo serio sui problemi della gente, che riguarda sì i lavoratori, ma riguarda i paesi sperduti della nostra realtà calabrese, che si vedono annullare un presidio anche di democrazia, un punto di riferimento forte. È un problema sociale, vero, forte, e allora questa voglia di smantellare tutti in virtù di una pseudo riforma o in virtù di chissà che cosa, noi la dobbiamo contrastare. E i temi che citava Salvatore la dicono tutte, cioè ci danno il senso vero di quello che è la funzione vera del sindacato, perché noi dobbiamo riposizionarci. Ci dobbiamo riposizionarci perché si sono modificate anche le relazioni sindacali. Si sono modificate le nostre controparti, non guardano complessivamente a quello che è anche il valore sociale di un'attività, di un settore, di un'azienda, non guardano sostanzialmente a quello che è l'uomo, cioè ognuno di noi diventa business a prescindere, e questo non lo possiamo consentire, non lo dobbiamo
minimamente consentire. E non è un caso che noi celebriamo questa fase congressuale, questo percorso congressuale, lo celebriamo mettendo uno slogan particolare, fondamentale per noi, che riguarda per la persona, per il lavoro. Perché diciamo questo? Perché si riparte da lì. Le poste non possono essere solo finanza. Dietro le finanze, dietro l'economia, ci sono uomini e donne, ci sono famiglie, ci sono intere nuclei, intere comunità che svolgono un lavoro fondamentale. Via il concetto di guardarci solo sui social. Noi abbiamo bisogno del rapporto umano. Si deve partire dall'uomo, nella sua essenza, nella sua dignità di uomo e di cittadino di questa terra. Ecco perché il momento congressuale assume una valenza vera, forte, perché dobbiamo guardarci negli occhi, parlare fra di noi, capire quello che è possibile fare, indignarci veramente, ma non solo indignarci per il gusto della protesta, ma per dire: noi siamo qui con una proposta vera, però abbiamo bisogno di interlocutori, non di passarelle, abbiamo bisogno di interlocutori che parlano dei problemi veri delle persone, della gente che noi degnamente o indegnamente rappresentiamo. E lo dobbiamo fare in un territorio particolare come quello che viviamo. Non vogliamo piangerci addosso, per carità, però ci stanno situazioni ormai incancrenite nel tempo che pesano solo sulle persone, e noi dobbiamo avere il coraggio di uno scatto di reni vero per dire che qui ci stanno anche tante potenzialità, tante opportunità, ma li vogliamo vivere per intero. Ma li dobbiamo fare non tanto solo per noi, ma per lasciare alle future generazioni un mondo migliore, una prospettiva di vita, perché veramente si sta perdendo anche la speranza. Qui si sta perdendo la speranza. Allora noi dobbiamo essere portatori di speranza. Le persone devono avere riferimenti forti, forti verso anche le organizzazioni sociali e le organizzazioni sindacali. Devono capire le nostre controparti che qui c'è un sindacato maturo, vero, un sindacato che ha voglia di mettersi in gioco, di metterci la faccia, ma avere anche delle interlocuzioni serie. Abbiamo bisogno di interlocuzioni serie. Guardate, in questi giorni stiamo celebrando tanti congressi. Se voi per un momento andiamo a leggerci le relazioni, c'è tanta idea, tanta voglia di metterci veramente in gioco e avere la possibilità di confrontarci con qualcuno. Invece no, qui ancora abbiamo una politica distratta, una politica che gioca, una politica indeffarata come se fosse sempre campagna elettorale. Allora la disoccupazione ormai ha raggiunto limiti e livelli ormai insopportabili, lo citava Salvatore nella sua relazione. Allora noi che futuro diamo a questa terra? Che futuro diamo alle future generazioni, ai giovani, ai nostri figli, ai nostri nipoti, dove abbiamo investito tanto anche negli studi? E poi li vediamo che vanno via da questa terra e si depaupera quello che è il valore maggiore di questa terra, che è la risorsa umana. Allora a questi momenti ne approfittiamo per fare delle riflessioni serie, per dire che il sindacato ha tante responsabilità, ci mancherebbe, però è un sindacato che ha tanta potenzialità. Ci sono migliaia e migliaia di uomini e donne che ogni giorno fanno il proprio dovere con grande sacrificio, mettendosi a disposizione degli altri, scegliendo come modus vivendi proprio una scelta che di servizio, che si fa veramente, veramente impegno. Questo è il contributo che noi vogliamo dare a questa comunità, e anche voi con questo vostro congresso, con tutti i congressi che stiamo celebrando, mettete proprio un tassello in più a costruire quel puzzle che ci fa forte come CISL, come confederazione, perché siamo quel sindacato della moderazione, non perché non abbiamo voglia di scendere in piazza o di dare forte la nostra indignazione, ma abbiamo voglia comunque di avere interlocutori che possono ragionare sulle proposte, perché è molto semplice, molto facile sbattere i pugni, ma la cosa più difficile è il secondo giorno aprire questi pugni e dare qualcosa a chi ci dà il proprio consenso. Non è facile, guardate, non è facile. Abbiamo tante idee, ma a volte si franano contro l'insensibilità, l'ottusità delle nostre controparti, si possa chiamare essa regione, comune, governo,
anche le aziende private, in modo particolare, poi le aziende private non ne parliamo proprio, perché lì poi è diciamo, l'apoteosi di quello che è la finalità unica del profitto, e che il profitto non guarda le persone nella sua interezza. Allora viva questo momento di dialogo, di confronto, di dibattito. Le nostre emozioni li raccoglieremo noi, per quanto ci riguarda, nel nostro congresso confederale che faremo il 23 e il 24 di questo mese, di cui siete tutti invitati ovviamente, perché sicuramente è una festa di democrazia, ma anche un momento di riflessione dove noi ci mettiamo, come dicevo prima, in gioco e diciamo che la CISL ha le proposte, gli uomini e le donne della CISL ha le proposte, e se mi posso permettere, dobbiamo essere veramente fieri di appartenere a questa grande organizzazione che, con tutti i difetti che abbiamo, siamo sicuramente meglio degli altri, sicuramente meglio degli altri, non perché ci vogliamo autodefinirci tale, ma perché realmente gli altri non fanno fino in fondo il proprio dovere, un dovere che la gente di Calabria, la gente di questa terra aspetta ormai da anni. Noi ce la mettiamo tutti, con questo congresso che stiamo celebrando lo stiamo dimostrando per la serietà dei temi che affrontiamo. Io vi sfido chiunque andare a vedere nei partiti, nelle istituzioni, se fanno questi dibattiti che facciamo noi, questi ragionamenti, non li fanno, chiedono solo voti a prescindere e basta. Enzo, da questo punto di vista, la sua mente libera, che ogni tanto ci delizia anche delle sue, diciamo, riflessioni pubbliche, lo grida forte, perché non abbiamo quella coerenza e quella sensibilità che il momento ci impone. Non abbiamo una classe politica avveduta, una classe dirigente capace di proiettare questa terra verso il futuro. Noi abbiamo anche questo compito di costruirla, la classe dirigente. Abbiamo questo compito, ma non per noi, ripeto, per la classe dirigente. Poi alla fine, se mi consentite, io ritengo che noi dobbiamo andare avanti a prescindere, sognare, perché è così che dobbiamo continuare. Dice un vecchio detto che il vero vincitore è chi non ha mai smesso di sognare. Noi vogliamo continuare a sognare anche insieme all'SLP nel cuore. Grazie.